tutti e benvenuti in questo nuovo Vlogmas. Nella mia idea delle cose i Vlogmas non sono solo io che vado in giro, anche perché tantissime delle mie giornate sono piuttosto noiose, quindi non avrebbe neanche senso farvele vedere, però comunque nella mia intenzione di fare Vlogmas c'è anche l'idea di portare altri video che non sono vlog. In questo caso vorrei fare un video che non faccio da veramente tanto tempo ed è un video innanzitutto molto semplice da realizzare, sarò onesta, ma soprattutto un video che mi chiedete molto spesso, quindi eccoci qua, eccoci qua. Oggi rispondiamo alle domande che mi avete fatto su Instagram. Piccolo reminder, se non mi seguite su Instagram vi lascio qua da qualche parte il mio profilo, seguitemi, perché molto spesso queste cose le faccio tutte di là. Tra l'altro scusate, sono struccata e molto stanca perché mi è tornata l'insonnia. Bene, ma bando alle ciance, ciancio alle bande, iniziamo a rispondere alle domande. Questo è un format di cui io non mi stuferò mai. Consigli su come avere sempre la voglia di fare la skincare la sera. My dear, dear Elisa, che mi fai questa domanda. Tu devi pensare che la tua pelle ti ringrazierà. Perché se fai skincare con costanza, vedrai dei risultati. Anche perché farla una volta ogni tanto serve, ma in maniera molto circoscritta. Se invece tu la fai tutte le sere, una bella routine pensata per il tuo tipo di pelle, vedrai che in 2 settimane ti assicuro che vedrai dei risultati. Io per esempio, che non amo tantissimo indossare il fondotinta o comunque prediligo sempre dei fondotinta molto naturali, per me la skincare è molto importante. Io oggi in questo momento ho solo il mascara, sono totalmente struccata e per sentirmi confidente nella mia pelle struccata una delle cose che faccio è la skincare. Vedila come un momento estremamente rilassante della tua giornata, perché è quello che deve essere. Deve essere un momento che dedichi totalmente a te stessa, quindi la voglia di farlo è strettamente correlata alla voglia di prenderti cura di te. Per esempio nel mio caso è così, io amo fare skincare. Ci sono chiaramente delle volte in cui non la faccio perché ho sonno, perché sono tornata tardi e voglio andare a dormire, cioè può capitare, però tendenzialmente è un momento di coccola che mi regalo tutte le sere e soprattutto poi sono un po' fissata con la costanza di farla sempre per avere poi chiaramente dei risultati sulla pelle. Bene, ti ho convinta? Ci sono riuscita? Cosa rimproveri maggiormente alla vecchia te? Questa è una domanda che mi fate molto spesso, a cui decido di rispondere solo ora, perché in realtà ci sono tante cose che un po' mi rimprovero, però sto cercando di non rimproverarmi troppo nella vita, perché comunque poi sto male. E una cosa che mi rimprovero forse è di non aver dedicato tante attenzioni a me stessa, a quello che volevo io in primis. Non so come dire, cioè ho sempre lasciato un po' perdere le mie esigenze e forse non avrei dovuto, avrei dovuto pensare un po' di più alle cose che mi piacciono, alle cose che mi va di fare, alle cose che ritengo importanti. In passato purtroppo le ho sempre lasciate un po' perdere, mentre adesso ne vedo molto l'importanza, quindi credo questo. Quali sono le persone a te care che non se ne andranno mai nonostante tutto? Allora, io credo che le uniche persone che non se ne andranno mai nella nostra vita sono i nostri familiari, cioè la nostra famiglia, la mamma, il papà, i fratelli, le sorelle, perché siamo legati da un legame di sangue, quindi in un modo o nell'altro faremo sempre parte delle nostre vite. Penso che tutti gli altri rapporti dipendano un po' dai momenti della vita. Ora, io ho una delle mie migliori amiche che conosco da tantissimi anni, da quando siamo molto piccole, che chiaramente spero non se ne andrà mai, però lo spero, nel senso veramente mai dire mai, perché si litiga, ci si allontana, qualcuno si trasferisce, qualcuno cambia strada, quindi in realtà non lo so, non lo so chi sono le persone che rimarranno nella mia vita. Il futuro è imprevedibile, come ci insegna Mario Tricca, bisogna vivere nel presente. Io spero tanto che alcune delle persone che mi sono vicino resteranno vicino a me per tantissimi anni a venire e penso che possiate un po' immaginarli, sono i miei più cari amici che vedete spesso nelle mie foto, nelle mie storie, eccetera eccetera, quindi ho molta fiducia nell'amicizia, però molta molta fiducia. Come si impara ad essere più organizzati nella vita? L'organizzazione mi riesce piuttosto bene, piuttosto. Quello che consiglio in questi casi è di tenere un'agenda, che sia cartacea o che sia digitale sul telefono, io le uso entrambe, e cercare di scandire la mia settimana in maniera intelligente, partendo dalle cose più importanti da fare
e in seguito aggiungendo le altre. Io mi scrivo veramente tutto, anche quando devo vedere un'amica per un caffè, perché mi aiuta ad avere un ordine mentale della mia giornata, di quando devo fare le cose, che per me è piuttosto importante. Per quanto poi a volte mi piaccia non sapere niente e fare totalmente le cose a caso, ma questo tendenzialmente quando sono in vacanza o quando me lo posso permettere. Nella vita di tutti i giorni cerco di scandire molto bene il mio tempo, e uno dei modi più efficaci è appunto sicuramente un'agenda, una to-do list. Un'altra cosa che mi aiuta moltissimo è scandire in macro aree le cose che mi impegnano, che possono essere vita sociale, lavoro, studio, eccetera eccetera, e per questo utilizzo dei fogli che si chiamano fogli elettrostatici, li trovate su Amazon, magari ve li linko qua sotto se li trovo, e sono semplicemente dei fogli di plastica trasparente che si attaccano al muro senza aver bisogno di attaccarli con lo scotch. Cioè si attaccano da soli. E per esempio in quello che tengo all'ingresso ho organizzata la mia settimana, in quello che tengo in camera scrivo le cose di lavoro, ce ne ho uno in cucina che vorrei utilizzare per la spesa, ancora devo abituarmi a questa roba qua, però tendenzialmente mi aiuta molto perché quando entro in casa o quando sono in camera mi ricordo visivamente subito quali sono le cose che ho da fare, quali sono quelle che ho già fatto e quali ancora mi mancano. Quindi semplicemente direi di tenervi i vostri impegni scritti, sempre a portata di mano, aiuta veramente molto. Momento prefe della settimana. Ragazzi, sono pazza che il mio momento preferito della settimana è la domenica. Cioè sono pazza, è il mio giorno preferito. Io amo la domenica. Poi leggo su Instagram che tutti hanno questo odio represso nei confronti della domenica, che è il giorno più brutto del mondo, che è... Ma oh, ma dove? È bellissimo. Innanzitutto, se non fai niente sei giustificato, perché è domenica e la domenica è lecito non fare niente. Cioè questa è una cosa fighissima. Tu la domenica hai il diritto di non fare niente. Soprattutto è una giornata che mi posso prendere per me, mentre il venerdì e il sabato comunque si esce, si va fuori, si fanno cose, si vedono gli amici. La domenica io sto a casa, guardo Netflix, mi preparo la cena, vado a dormire presto. Cioè è un giorno per me di ristoro, proprio mentale e fisico, che io amo. Io la domenica non voglio vedere nessuno, non voglio uscire, voglio stare da sola. La domenica è un giorno bellissimo perché il giorno dopo è lunedì, che è un giorno di merda, però la domenica puoi lasciarti tutta la settimana trascorsa alle spalle, cioè hai archiviato un momento, perché lunedì inizia un giorno nuovo, quindi è come se fosse sempre un nuovo inizio. E ora vi chiedo a voi, innanzitutto, qual è il vostro giorno della settimana preferito? E soprattutto, se non vi piace la domenica, vi prego, spiegatemi nei commenti per quale motivo non vi piace. Posso capire che sia una giornata un po' vuota, talvolta malinconica, ma è proprio il bello della domenica. Quindi aspetto le vostre motivazioni e ne discutiamo poi qua sotto nei commenti. Come sopravvivere alla maturità senza avere un mental breakdown ogni 6 minuti? Non puoi. Cioè, oddio, no, non puoi. Cioè, è stressante l'anno della maturità, è stressante. L'unica cosa che ti posso dire è prendi sempre appunti, tieni i tuoi quaderni ordinati, studia volta per volta, così alla fine dell'anno non dovrai impazzire. E però tendenzialmente i mental breakdown continuerei ad averli fino al giorno dell'orale. In bocca al lupo. Comunque la maturità è molto divertente, vivetevela bene. Riescono a farlo tutti, prendetela come una cosa fighissima che vi capiterà una volta nella vita, quindi godetevela. Questa è una domanda che mi fate veramente sempre, sempre. Non mi ricordo se ho già risposto, credo di no. Credo di no, ma è arrivato il momento di rispondere. Secondo te, How I Met Your Mother è finito male o bene? Beh, sapete che io sto cercando di far guardare How I Met Your Mother a tutte le persone che mi seguono. Quindi tendenzialmente, se mi seguite, molto probabilmente avete visto How I Met Your Mother. Ma nonostante ciò, non farò spoiler mentre rispondo a questa domanda. Chi ha visto e chi l'ha finita sa perfettamente a che cosa ci riferiamo, e darò semplicemente una mia discreta opinione. A me il finale di How I Met Your Mother piace, perché ogni volta che la finisco mi dà quel senso di nostalgia, quel senso che proprio le cose si concludono come dovevano concludersi. E di per sé fila, cioè il finale ha senso. È molto figo il momento in cui capisci che cosa Ted vuole dire ai suoi figli, perché io onestamente non me l'aspettavo che sarebbe finita così, per niente, giuro. Per questo da un lato dico che non sono molto d'accordo, perché mi sarebbe piaciuto vedere delle situazioni diverse.
mi sto facendo capire da chi l'ha già vista senza fare spoiler. Però comunque fila e comunque ha senso e comunque secondo me non è il finale più bello del mondo, però è un finale ok. Bene, spero che questa chiacchierata vi sia piaciuta. Non è molto natalizia, ma siamo ai primi giorni di dicembre e io il Natale non lo sento ancora tantissimo, vi dirò. Inizierò probabilmente a sentirlo fra 4-5 giorni, a essere totalmente onesta. Verso l'8 dicembre mi gaso molto e sento molto di più il Natale. Niente, grazie per aver guardato questo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, di attivare la campanella. Insomma, ogni tanto ve le devo ricordare queste cose. E ci vediamo domani con il prossimo Vlogmas. Cheerio!